si rendano conto di come oggi essere cittadini è più difficile rispetto al passato, ma anche più importante, perché abbiamo di fronte a una complessità di quesiti, una difficoltà a rispondere dagli stessi profondamente diversa rispetto al passato, e allo stesso tempo non abbiamo alternative se vogliamo avere una società nella quale essere giovani oggi e essere adulti domani sia possibile in una condizione di un qualche equilibrio, senza le diseguaglianze alle quali invece oggi si stanno condannando. Grazie, signor Sindaco. Il laboratorio non ha finito il suo lavoro, è da stasera che prende ancora più vigore. Perché? Perché attraverso questo dialogo che stiamo costruendo c'è la possibilità di andare di più in profondità e di conseguenza vedere non solo di affrontare i problemi ma trovare delle soluzioni. E alle ultime considerazioni che ha fatto il sindaco, potremo poi trovare alcuni modelli, potremo ispirarci da alcuni modelli che non chiamo di integrazione ma proprio di rapporto, attraverso la seconda parte che adesso andiamo ad aprire, che è quella che riguarda la scuola, il tempo libero e la dimensione religiosa. L'accenno che ha fatto il sindaco ci dà il là per questa seconda parte. Dell'annullamento dei valori.
ma del riconoscimento dell'identità. Se è vero che ogni persona ha il diritto di professare individualmente e pubblicamente la propria religione, non devo chiedere di metterlo tra parentesi per incontrare l'altro. Cioè, le varie identità sono di arricchimento quando sono accolte e messe in comune e riconosciute. Stiamo attenti, per me, a non proiettare su dei ragazzi, su dei bambini, quello che sono più difficoltà delle tutte. Mi riferisco ad esempio, proprio per andare al concreto, al problema che presenta, al problema di altri problemi. Cioè, non è un essere attento a chi ha un'altra fede rispetto a quella cristiana annullandosi, ma cercare di rendere partecipi alla festa che alcuni attribuiscono attraverso quei segni, coinvolgendo anche loro. Cioè, noi vediamo questi segni, quali segni corrispondono nella tua religione? Allora si opera per un'integrazione vera, non è facendo tavola rasa, perché facendo tavola rasa si acuisce la difficoltà a orientarsi. Uno, per orientarsi nella vita, ha bisogno di vedere strade tracciate, le valuterà con la propria intelligenza, con gli strumenti che si dà, e poi deciderà, ma ha bisogno di avere dei segni positivi, no? Quindi, ecco, sulla dimensione religiosa, certamente, almeno dal mio punto di vista, dobbiamo fare dei passi avanti nella conoscenza, nell'accoglienza e nell'integrazione, no? Cioè, ci sono anche tante esperienze belle. Un'esperienza bella che voglio comunicare è nel millenario della concattedrale di Sassina. C'è stato un lavoro sui segni del sacro nel territorio, a cui hanno partecipato molti studenti delle medie, e un centinaio di lavori erano fatti da ragazzi musulmani. Elaborati molto, molto bene. Quindi, ecco, su questo ci sono delle grosse provocazioni nelle scritte. Sul tempo libero si chiede anche quali nuove proposte, no, di collaborazione tra diocesi e istituzioni civili. E anzitutto farei questa premessa: l'alternativa vera non è tra tempo lavoro e tempo libero, o tra scuola e tempo libero. L'alternativa vera è tra tempo che alleva l'uomo e tempo che costruisce l'uomo. Io posso vivere il tempo libero come un tempo alienato, e qui ci sono proprio gli esempi anche, no? C'è un tempo che mi porta lontano dalla mia umanità, che mi alleva. E come allora fare sì che il tempo libero, che lo sport sia costruttivo? Condivido la provocazione nel dire che la Chiesa deve appropriarsi di più del tempo libero. Mi viene in mente il manifesto pedagogico di San Giovanni Bosco, la lettera scritta nel 1884, dove paragoni il primo oratorio con quello di quella data, e mentre il primo descrive una realtà molto vivace, dove i salesiani erano in mezzo ai ragazzi, ma tutti i ragazzi erano allegri e condividevano i giochi, nell'altro vedevi i salesiani che formavano un blocco tra loro, i ragazzi annoiati che non sapevano più che giochi intrattenere, perché tutti i giochi li annoiavano, no? E prendo una grande tristezza. Cioè, lo sport è fondamentale, è un linguaggio che piace, e allora in alcuni incontri ho proposto di considerare gli operatori sportivi, no, all'interno della parrocchia come veri educatori a pieno titolo.